Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera perché ormai sono le 7 e io ho già fame. Credo di avere dei problemi. Comunque, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi farò un episodio un po' particolare. Ho pensato di iniziare un nuovo format che porterò avanti, credo, ogni 10-11 puntate, non lo so. Comunque, ogni tot farò un episodio dedicato a questo tipo di format. E questo format è lo street food senza glutine. Perché? Perché molte persone che soffrono di questo problema ho visto che hanno difficoltà a trovare o anche a ispirarsi un po' in quanto i luoghi che possono essere dove andare a mangiare, in questo caso lo street food. Quindi mi sono arrivate anche diverse richieste, mi hanno detto ma perché non fai qualche video su questo tipo di contesto? Quindi oggi porterò uno street food particolare dedicato al senza glutine. Quindi oggi ragazzi siamo vicini al Sant'Orsola più o meno e la puntata di oggi è dedicata all'Aldina. L'Aldina è un laboratorio 100% gluten free, quindi dedicato al senza glutine in toto. Come nasce Aldina? Aldina nasce da due fratelli di origine sarda, se non erro, e trasferiti a Bologna anni e anni fa. Lavorano nella ristorazione per un po' e dopo si rendono conto di essere entrambi sensibili al glutine, quindi di avere questo tipo di problema. Da lì iniziano a pensare che cosa creare e creano Aldina. Aldina ci sono diversi prodotti. Il loro prodotto di punto, la loro specialità è appunto l'Aldina. Che cos'è l'Aldina? L'Aldina è una focaccina salata con farina di riso, con del formaggio speziato all'origano e può essere in versione dolce e salata. Io credo le prenderò entrambi per provarvi, per farvi vedere un po' che proposte hanno. In più fanno le piadine, i crescioni e dei dolci in più. Quindi stasera credo che prenderò un po' di tutto. Io non soffro di sensibilità al glutine. Quindi potrò anche dirvi effettivamente quanta differenza c'è rispetto ad un prodotto normale, classico, ok? Quindi vediamo, dico, il menù mi ispira veramente, veramente, veramente tanto, quindi. Allora ragazzi, abbiamo ordinato e c'è la possibilità di scegliere tre tipi di impasti. Io in primis ho preso l'aldina, quindi la specialità che vi dicevo, che è quella focaccina, con spuma di mortadella e pistacchi. Poi ho preso una piadina con impasto vegetariano, cotto. Ricotta Ricotto. salata, pomodorini, sto guardando là, E pesto di e rucola. pesto di rucola. Viviana ha preso un'aldina con l'hummus di ceci No, e. sì. Se mi corregge, ma avevo ragione. La Viviana ha preso un'aldina con l'hummus di ceci e l'erba cipollina e un'altra piada con delle verdure grigliate, molto semplice. Ragazzi, sono arrivate le aldine, guardate che meraviglia. Sono bellissime. Ok ragazzi, taste test.
È buonissima. È morbida. Buona. Morbida. Allora, al di fuori croccante, strano. Fuori croccante, dentro è morbida. Non so se si riesce un po'. Forse anche perché c'è il formaggio dentro, no? Sì, infatti nell'impasto c'è il formaggio. È assaporitissima. Ovviamente la spuma di mortadella aiuta tanto. Ah. Prova anche la mia con l'hummus di ceci. Che belle. Croccante fuori e morbidissima dentro. Beh, io tutta la vita quella con la spuma di mortadella, ragazzi, è una bomba. Cioè, buonissima, veramente. Ma poi è bella. Cioè, no, è proprio bella. E se non mi avessero detto, sto tartagliando perché c'è una fame assurda. Se non mi avessero detto che fosse con l'impasto senza glutine, cioè, differenze. Wow. Questa, ragazzi, obbligo, dovete assolutamente prenderla. Cosa dici? Posso provarla anche la mia? È buonissima. La Viviana stava dicendo che se abitasse qua vicina sarebbe qui praticamente un giorno sì e l'altro pure, perché crea dipendenza, cioè è veramente buona, ragazzi. E niente, adesso aspettiamo la piadina, lei quella con le verdure, io quella super farcita, e poi non vedo l'ora del dolce. Una cosa che noto, che ogni tanto Viviana prende delle pizze senza glutine, è che rimangono, cioè quegli impasti rimangono molto secchi, stupposi, e si sente la differenza con quel tipo di prodotto. Qui, ragazzi, è un'altra cosa, è un altro prodotto, cioè sono riusciti a ottenere un mix, per quanto riguarda l'aldina, sto parlando, di questa focaccina che è una bomba, e io, ragazzi, non soffro di intolleranza al glutine. Arrivata la piadina, allora, la prima cosa che noto è il colore. Queste, come vi dicevo, c'è il pesto di rucola, il prosciutto cotto, i pomodorini e la ricotta salata. L'aspetto è molto invitante. Infatti. Pesto, una bomba. Allora, differenze rispetto a una piadina normale. Questa risulta un po' più morbida e un po' più saporita, perché in realtà la piadina è molto molto semplice, quindi questa delle due risulta un livello forse superiore. Forse il grano saraceno anche, che a livello di gusto è bellissima. Wow, veramente, complimenti, ragazzi. Quindi è morbida, non è croccante, non è croccantissima, a parte sui bordi, certo, esterni. Bombata di roba. Si vede. Infatti le verdure esplodono. Buona. Insomma, buona, bella da buona. Vedere, buona. Cioè, veramente, mi pento di non essere venuto prima. Molti si fanno un po' di pare sul senza glutine, però quando si trovano delle attività come questa, sono dentro dei professionisti, dei ragazzi che veramente ci sanno fare, e soprattutto si vede che c'è della ricerca sul prodotto, vengono fuori queste cose qua e sono wow. Viviana non vuole essere ripresa in viso, quindi parla ad alta voce. Allora, l'impasto è lo stesso, quindi ha... Fa vedere. Farina di riso. È quella con le verdure. Farina di riso, grano saraceno e aglio evo. E effettivamente il grano saraceno si sente, il grano saraceno si sente, però non ti rimane quei grumi in bocca come spesso capita. Quindi non è così prepotente, esatto, la farina di grano saraceno come anche si sente se di si solito. Si sente ed è molto buona, si sente. Ok. E le verdure sono grigliate, ma sono di qualità. Sì.
strano che non mi sia ancora sporcato. Cioè, sono sporco da qualche parte. Sicuro, è possibile che non mi sia sporcato oggi. Dai. Ecco, porco giuda. Il colore giallo, la piadina, è perché ci mettono in mezzo la curcuma per distinguere gli impasti, in questo caso questo giallo, e soprattutto per dare un po' più di colore. Comunque, per chiudere, abbiamo preso due aldine dolci con crema di nocciole e pistacchi. Una mia e una mia. Gli ingredienti che usano i ragazzi sono stagionali, freschissimi, e quindi a volte ovviamente il menù, infatti adesso credo che sia il menù d'estate sul sito, cambia. Quindi magari trovate quello che vi ho fatto vedere, come no, quindi sbrigatevi a venire, ok? Allora, assaggio delle aldine dolci. L'aldina è uguale a quella di prima, l'impasto della focaccina. Crema di nocciole e pistacchi. Calda. Non devo prendere altre due, tre. Quattro. Voi non potete capire che cos'è questa crema di nocciole. Ho le palpitazioni. Sono emozionato. Non so se le fanno loro oppure è una... Non lo so. Però sì, è molto profumata. Questa crema di nocciole è... È molto profumata, vero? Scrivetela voi, non ho parole. Io se magari mangio probabilmente riesco a descriverla. Tu mangi cosa? La mia. Non c'è la tua, questa è sì, mia. Sì, questa è mia. Parere della bella. Buonissima. Non ne prendo un'altra. Prendo un'altra io. No, per me. Buona, vero? Ragazzu, come si dice in Bugnais, se avete altri posti in altre città da consigliarmi, scrivetemelo nei commenti, mandate un messaggio in direct su Instagram se non mi seguite, Street Eater su Instagram. Questo è quello che abbiamo speso. Il ragazzo ci ha offerto le due aldine dolci, da questo prezzo qui mancano quelle dolci e niente. Che dire, ragazzi? Credo che anche la Viviana possa confermare, è aldina approvatissima, cioè indipendentemente dal fatto che sia gluten free, che è importantissimo, e sono veramente contento di aver portato questo episodio, che spero di essere utile a tante persone. E però cioè, ci tornerò sicuramente, indipendentemente dal fatto che io non soffra di sensibilità al glutine. Meglio sì. Lei sì, non però borderline. Diciamo è borderline e non solo del glutine, borderline anche su altre cose. Niente ragazzi, a parte gli scherzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Rumore del treno? Sì? Come al solito mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale. Ragazzi, c'è tantissima gente che non è iscritta al canale.
E niente, quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ho già in mente un sacco di robe, spero di portarle al più presto e bye.